Dottore, mi può spiegare di che sta parlando? Non riesco a capire, Ma io che cosa non sta riesco a dicendo? immaginare. Si calmi, le ragazze mi stavano rivolgendo alcune domande, stavamo solamente parlando di sesso sicuro e anche di metodi Certo, contrattivi. benissimo, è un'ottima cosa. Sì, è vero, mi congratulo, le vostre figlie sono molto responsabili a venire a informarmi. Mi scusi, si sente bene, signore? Sì. Lascia mia madre, non è un appendiabiti, lascialo, per favore. Culocci, che cosa fa? Oh no! Sto male. Ehi, calma, calma, aspettate! Permettete, ci penso io, per favore, per favore. Io non ci posso credere. Dollari, guarda, a centinaia! Incredibile, è La carta di fatta, chi credito, il l'avrebbe detto? computer, di tutto! Non No, io non ci capite, posso sono finiti i credere. nostri problemi. Sì, Siamo pieni di basta con la soldi. macelleria e la carne grassa. Ehi, sono sempre i miei genitori, non mi Non avevo offendere. pensato a questo. Forse qui c'è sotto qualcosa, eh? Come mai tutta questa generosità, eh? Di cosa parli? Di cosa parlo? Che... Com'è? Tuo padre regala ai miei un locale immenso, spettacolare. E poi ti restituisce tutto, ti dà un sacco di soldi, tutto questo, non Sì, capisco. bravo, perché è così buono? No, è che in realtà io ho fatto un accordo con mio padre. Lui vi avrebbe dato un'altra macelleria se io avessi lasciato la penna. Cosa? Ti faccio una domanda. Perché ti sei sacrificato in questo modo? Che ti succede? No, in realtà io non ho lasciato la band, cioè non ho lasciato tutto per la macelleria, no, io continuo con gli Airway, ma vedi, il mio vecchio non deve scoprirlo, perché se mi scopre mi Va uccide. bene, va bene, basta parlare di questo. Preparatevi, viene la Sì, vicina con le sue giusto, amiche, basta andate, pensare a su. queste cose. Sì, dai, andiamo. Non mi guardare così. Come vuoi che ti guardi? Ma stia tranquillo, culoccio, le verrà un Ma infarto. come faccio a calmarmi? Perché Te l'ho detto, a chiedere informazioni per Non mi Fede. mentire, non sono un Non idiota. ti mento, chiedilo al medico quando torna. Certo, si calmi ora, per favore. Mia, come fai a stare con questo dinosauro in casa? È Dimmi la verità, sei venuta a chiedere per te No, o no? papà, no. E anche se fossi venuta per me, ne avrei il diritto. Tu non mi hai mai parlato di sesso e neanche delle precauzioni che bisogna E perché prendere. avrei dovuto farlo? Perché sì, ormai sono adulta e non la pensiamo Ma allo chi ti ha stesso detto modo. che sei adulta? Chi me l'ha Scusa. detto? Che importa? Posso capirlo quando entriamo dal pediatra. La clinica è piena di palloncini e lecca-lecca. I figli entrano in braccio ai genitori. Ma mia! Mi stai trattando male! Mia! Mia! No, tesoro, aspetti, vado io con lei, si calmi. Marizza, pensaci tu. Io? Sì, Mi mi devo eccomi qua. occupare Sì, io? lo Le ho so. portato delle gocce, Sì, almeno qualcuno pensaci si tu, occupa. sì. Allora, gliene diamo 10 in mezzo bicchiere d'acqua, eh? Va 10 bene, sì. adesso e 10 Perfetto, tra e se gliene do di più, che un'ora. succede? Garrisso lo stabilizzerà. Ah, ci fossimo andati noi all'inaugurazione del ristorante di tuo padre. Volevo andarci con Guido perché volevo che papà lo Oh, conoscesse. Guido, Guido, sei fissata col tuo Sì, Guido. Guido, ti faresti un tatuaggio Pablo Sì, sulla lo farei perché fronte. Pablo mi ha cambiato la vita, quindi ne sarei capace. Mi sembra che stiamo esagerando un No, non sto esagerando. Da quando sto con Pablo, ti giuro che non mi importa né che mia sorella mi faccia la predica, né che mia preferiscano lei, né niente. Adesso l'unica cosa importante per me è Pablo, Pablo, Ah, Pablo, e per Pablo. me Guido, 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 Ma è Guido, più importante Guido, Guido. Pablo? Guido. Pablo, sai cosa Va faccio? bene. Vado alla festa di compleanno di mio padre, non mi importa niente di quello che dicono. Va Pablo bene. è più importante. Guido. Guido, Pablo. Guido, Guido. Manuel, tutto bene con Mia? Sì, tutto bene, con lei funziona comunque. Ho fatto le analisi del sangue perché voglio essere sicuro e stare tranquillo. E dopo che avrò i risultati, a quel punto resterò con lei. Oh, quindi starete No, piano, insieme. staranno insieme se il risultato sarà negativo. Vedrai Attenzione. che sarà Lo negativo. spero, lo spero. Marcos, tocca a te. Sì. Ignoralo, non farci caso. Non lo so, per certi versi Marcos ha ragione. Cosa? Non penserai che Sabrina abbia malattie? Non lo so. Non credo, non lo so. C'è sempre il dubbio, ma io voglio essere sicuro e rassicurare Mia. Francisco, sta a te. Manuel, dimmi una cosa. Tu non hai detto a Mia che sei stato con Sabrina. No, Ah, sei bene. pazzo, come puoi dirlo così? Lo Allora, che scopriranno problema c'è? tutti. No, comunque. Scusami, ho un senso di colpa, dico davvero. Va tutto bene, No, dai. non va tutto bene. Cambiamo argomento, dai, che mi distraggo un po'. Con Fernanda come Per procede? fortuna è finita e ne sono felice. E sinceramente non me ne importa niente. Sembra che neanche a lei importi. Come vedete, questa è la sala giochi. E qui abbiamo una parte della squadra che giocherà Guarda che contro bello, voi. Victor. È la tana dei bambolotti. No, sono tutti belli, ma hanno l'aria da pulitini. Ah, li hai sentiti? Ah, Ciao. simpatico. L'aria Sì, da ciao. bambolotti. Accidenti, sapete una cosa? Non capisco, dove sono i ragazzi che giocano a rugby? Ora vi presento. Allora, permesso, permesso, forza. Vi presento io. Lui è Victor, lui è Enzo. Bene, questo ragazzino è Manuel. Lui è Francisco, lui è Juan. E questo biondino è Marcos. Ciao. Sì, e voi chi siete?
Di noi non ti preoccupare, tanto vi faremo a pezzi sul campo da rugby. Prima giochi e poi parli. Quando vuoi, va bene, hai capito, okay, ragazzino? Va bene, calma, eh. Per entrare nell'ottica di quello che succederà a voi quando perderete, perché non ci sfidiamo a biliardo? Dai, dai, mettiamo i soldi qui e giochiamo, forza! No, fratello, i soldi no. Perché i soldi? Qualcosa di più interessante. Che dici, ci giochiamo un bel bacio della guida turistica? Sì? Hai sentito? Guarda che ho fatto, come sono brava. E questo che cos'è? Che cos'è questa roba che hai portato? Che cosa vuoi che sia? È buonissimo. Ma perché non risponde tua madre? Tu ne so, deve stare con mia. Dai, mangialo, ti giuro che non ci ho messo... Non ci hai messo niente? Non ho fame, ti ho detto che non mangio. Ma il medico ti ha detto che ti avrebbe fatto bene, mangia. Senti, lo sai che cos'è che mi farebbe bene? Che tu mi dicessi la verità. Mia non è andata a vedere quel medico per Felicita. Era per lei. Non ti dico niente perché non sono una spiona. Lasciatelo dire da tua figlia. E se anche fossi allora? E se fossi andata per lei? Devi essere contento, non devi arrabbiarti. Lei ha cura di sé, si sta informando. Non te ne uscire con questa sciocchezza. Non sono sciocchezze, crescere non è una sciocchezza. Il sesso è molto importante, qual è il problema? Il problema è che mia non era così, non pensava così. Tu le stai montando la testa, da quando sta con te ha queste idee strane. Andare da un gineco. No, ora capisco, poverina. Perché dici così, scusa? Perché sei opprimente. Io opprimente? Sì, tu opprimente. Per te è facile tenerla sempre a fianco come una bambina. Ma così l'unica cosa che otterrai è che si allontani sempre di più. Ma che stai dicendo? Se voglio solo occuparmi di lei. Trattarla come una bambina non è aiutarla. Mia sarà sempre con me, perché io sono sì, suo ovvio, padre e basta, ovvio, non voglio certo, discutere. Certo, starà sempre con te, magari verrà a prendersi un tè e ti sembrerà normale. Ma qui dentro sarà lontana. E questo è tutto quello che otterrai con le tue imposizioni. Ma quale imposizioni? Se fa la sua e vita, fa come chiedi, vuole, che Marizia. Che cosa sta trovando? Che cosa sente dentro? Non avrai paura che lei possa risponderti? No, no, è che... È che so che mi mentirà. Certo, tipico dei genitori. Siamo noi quelli che mentono. Perché non rifletti su quello che può averci fatto perdere la fiducia invece? Ma basta con questa sciocchezza. La solita storia sai della ragazza cosa? Ribelle, contestatrice, trasgressiva. Lo sai, parlare con te è come parlare con un muro. Sei una testarda e scarichi la colpa su di me. E finisco a parlare da solo proprio come con tua madre. Grazie, Sonia. No, di niente, amore mio. Sono contenta che tu possa esprimere quello che senti senza sentirti giudicata. Ci provo, ma mio padre mi fa sentire che tutto ciò che faccio è sbagliato. È davvero sbagliato quello che sento per Manuel. No, piccola, perché? Beh, certo, ti devi rendere conto che non tutti la pensiamo allo stesso modo. Se solo mio padre la pensasse come te. Amore mio, ascolta, se quello che senti per Manuel è vero amore come io penso che sia, troverai il modo giusto per farlo capire anche a tuo padre, vedrai. Sì, Sonia, ma come? Se mio padre è all'antica. Sì, è all'antica, sì. Beh, però, aspetta, quando c'è la forza dell'amore, quello che tu senti per Manuel, questa forza muove il mondo. Vedrai che neppure Culocci con la sua rigidità potrà opporsi a voi due. Oh, grazie. Quando sono con te tutto mi sembra così facile. Oh, piccola, adesso devi pensare solo a Manuel. Sì. Perché state per vivere il momento più importante delle vostre vite e dovete essere sicuri del passo che farete. Sì, sì, siamo super sicuri che ci amiamo molto e che vogliamo stare insieme per tutta la vita. Che meraviglia, sono così contenta per te, amore mio. Sono così felice e non devi permettere a nessuno di contrastare quello che dice il tuo cuore, perché è con quello che devi sì. prendere le tue decisioni e non con altro, il cuore, capito? Sì. Ti ringrazio. Lo vuoi dividere con me? No, papà, grazie. Ho appena mangiato a scuola e non ho fame, grazie. Ma come? Non mangi ora? È il mio compleanno. Non ho fame e poi è molto presto, sul serio, scusami. Beh, ordina qualcosa di leggero, ci sono degli antipasti deliziosi. Basta, mamma, ho detto che non voglio niente. Quello che voglio è che tu mi dica quello che non mi hai finito di dire a scuola. Che le stavi dicendo? Niente, che Dolores è molto ribelle e le ho detto che avevamo pensato di portarla dallo psicologo per vedere se il suo carattere potesse migliorare. Senti, no? Basta, Vivi, basta. Questa cosa ha un limite. Io credo che Laura sia grande e abbia il diritto di sapere tutta la verità. Di quale verità parlate? Ti sembra che sia il momento, Jorge? Sì, bisogna parlarne, anche se con calma. E basta, papà, andiamo, dimmi quello che mi devi dire. Dolores non è nostra figlia. Cosa? L'adottammo quando era neonata.
Dopo averti avuta io non potevo più avere altri figli e l'adottammo perché volevamo darti una sorellina per non farti rimanere così sola, Laura. Per questo adottammo Lola. Pilar, dobbiamo diventare due dee per quei ragazzi, così non resistono. Ovvio che non resistono, guarda come siamo belle. Sì, certo, ma dobbiamo essere sempre in splendida forma. Oh, Feli, giuro che non me li aspettavo, così sono spettacolare. Sì, nemmeno io. Hai visto come sono? Di chi parli? Dei ragazzi dell'Uruguay, i rugbisti. Ma che dici? Fammi il piacere, noi siamo venuti a parlare dei bambini della casa famiglia. Raccontare, sono cose nostre. Oh, che va bene, senti, non ti dare aria adesso, ok? Perché con Pilar abbiamo cose molto più importanti da fare. Eh sì, tipo cosa? Beh, tipo la festa di benvenuto ai ragazzi uruguayani, no? Ma ve la racconteremo. Addio. Felicitas, hai sentito? Cosa? Carne fresca a scuola, andiamo a prepararci, dai. Carne fresca sono i ragazzi? Sì. No, no, io non mi voglio preparare per nessuno. Oh, Feli, perché no? Dimmelo. Perché... Hai visto Leo? Sì. Beh, l'altro giorno abbiamo trovato un'intesa abbastanza rilevante e oggi usciamo. Sul serio? Te lo giuro. Perché per questo, capisci? Non voglio concentrare le mie energie su ragazzi nuovi. No, 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 okay. No, tutto per Leo. No, 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 sì. Amore mio, sei pazza? Come fai ad escludermi dalla partita così? Dai, no! Manuel, dimentica quei ragazzi, ti devo dire una cosa importante. Che è successo? Ecco, mio padre mi ha trovata nello studio del ginecologo. Ma davvero, come avrei reagito, Franco? Sì, è stato orribile. E gli ho raccontato che ero andata a informarmi per Feli. E ti ha creduto? No, credo di no. Ma ho paura, ho tanta paura. No, amore mio, no, di cosa? Che mi porti via dalla scuola o che mi porti a vivere in Spagna per far sì che io e te non stiamo più insieme. Tesoro, no, non credo che sia così grave, no? Sì, lo conosco. È buono, ma è all'antica e farà l'impossibile per non farci stare più insieme, capisci? Fortuna che ti ho trovato. Vorrei parlare con voi. Sì, Franco, di cosa ci vuoi parlare? Volevo parlare con voi due della vostra relazione. Io con te non voglio parlare di questo. Mia, mi fai parlare, per favore. Stai tranquilla, Mia. Ti ascoltiamo, Franco. Per me non è facile parlare con voi di sesso. Ma voglio provarci. So che non sei andata dal ginecologo per Felicità. È stato per te. Sì. E ti ho mentito perché... Perché sei un adolescente. No, ti stai sbagliando. Ormai sono una donna, papà. Perché non ti rendi conto che sono cresciuta? Lo so che sei una donna, questo è ovvio. Io, Franco... Tu lo sai che io amo Mia con tutta l'anima. Sì. Lo so, e in qualche modo mi tranquillizza. Ma so anche che i giovani entrano in una storia, fanno sesso, la chiudono e poi entrano in un'altra storia e fanno di nuovo sesso. Perché mi dici questo, papà? Tu non sai cosa provo io per Manuel. Non dire così. Franco, io e Mia sappiamo quello che vogliamo e che proviamo l'uno per l'altra e ci amiamo, io sarò sempre al suo fianco e me ne prenderò cura. Lo so che saresti incapace di ferire mia figlia. Mi stai trattando come se fossi un giocattolo, papà. E non sei dentro di me, non sai cosa sento. Io amo Manuel. Figlia mia, io... non lo so come parlare di sesso con voi. E ti chiedo scusa per essermene ricordato tardi. Ma voglio che sappiate che io non mi intrometterò. So che è la vostra intimità e che dovete viverla, anche se io ne soffrirò. Sul serio? Sì. È la mia più grande prova d'affetto. Ma non dai.
devi essere triste perché sto crescendo, papà. No, tranquilla, non lo sono. Riuscirò ad accettarlo, vedrai. Però, bel colpo! Voi non contate niente. Ah, con noi non c'è storia, vi stracceremo tutti. No, non credo, amico. Siamo noi, campioni. Ah, sì. Hai visto? Siamo più forti, facciamo visto? Quello che vogliamo. Che bravo. Bene. Metti giù le mani. Ehi, palla finita. Così. E andiamo. Alla in buca! Oh no! Dai! Lasciarlo stare! Ma come ti permetti? Ehi, ma che cosa hai detto? Abbiamo visto tutti, ha parato! Io ti spacco la faccia, hai capito? Insomma, basta, che sta succedendo? Ah, signori, permettetemi di presentarmi. Sono Marcel Dunov, per il preside dell'istituto, e voglio... Oh, sono qui per darvi il benvenuto nella nostra scuola. Spero che gli studenti dell'Elite Way vi abbiano accolto come si usa tra colleghi, dico bene? Allora, vedo che state giocando una partita di biliardo, è un'ottima idea. Farete amicizia e da stasera dovrete dividere le stanze per tutto il vostro soggiorno. Ci mancava solo questa. No, io non divido la stanza con nessuno. No! Sonia, ti stanno aspettando. Che ci fai tu qui? Sono venuto perché voglio sapere che succede. Mi hai dato dell'isterico, mi hai detto per messaggio che era urgente. Poi ti chiamo al cellulare e ce l'hai spento. Insomma, che cos'hai, Sonia? Beh, ho dovuto risolvere un problema piuttosto importante, ecco. Ha a che fare con Maurizio? Sì, è venuto a casa tua, immagina. E penso che abbia scoperto che non hai nessun fratello. Davvero? Sì. E adesso che facciamo? No, beh, sta tranquillo perché penso di averla convinta a smetterla di indagare. Meno male, mi sono spaventato quando ho sentito il tuo messaggio. Mm. Beh, allora è tutto a posto, sto tranquillo, nessun problema. Beh, per adesso. Come per adesso? Sì, perché non so se è vera questa cosa che mi sta dicendo lei, che non indagherà più, o se me l'ha detto solamente per tranquillizzarmi. No. Sai com'è fatta, no? No, se te l'ha detto Maurizio, sarà così. Io mi fido di nostra figlia. No, no, per favore, smettila. Fammi il favore, io non voglio sentire Sonia, quella parola. Hai una visita. Ciao, amore mio, come stai? Amore mio? Sì, quel ragazzo nuovo ha iniziato a lavorare oggi. Che mi dici di lui? L'ha assunto Sonia Ray. E che c'entra Sonia Ray con l'industria Arex, eh? Tienilo d'occhio e avvisami se c'è qualcosa di strano, per favore. Signor Dunov, mi deve comprendere. Sì, io non ce la faccio più, come glielo devo chiedere? Assuma un'altra barista, glielo chiedo in ginocchio, se vuole. Me ne sto occupando, tranquilla, vedrà. Eredia, che cosa ci fai nel mio studio? Sto prenotando il campo per i giocatori uruguayani. Volevo vedere il loro livello di gioco e tutto il resto. Non dimenticare, tu sei responsabile dell'esito della partita. Noi dobbiamo vincerla, eh? Sì, sto studiando alcune tattiche e ho bisogno di vedere come giocano. Bene. E poi voglio che ti occupi della festa di benvenuto. Ossia, una festa dove regnerà la pace e l'armonia. Sì, chiaro? Sì, non voglio problema. Lamentela da parte dei nostri fratellini uruguayani. E lei lo dovrà aiutare, con un sorriso. Siate sempre sorridenti, eh? Che cosa sta dicendo? Che senso? Che adesso devo anche coprire il turno di notte? Eh? Può scordarselo. Eredia, come vedi siamo in emergenza. Sì. Anche tu però dovrai occuparti della festa, intesi? Ma non a qualsiasi ora. A un orario consono. Voglio che i ragazzi si ritirino a riposare, perché voglio che sconfiggano i nostri fratelli uruguayani. Va bene? Sì. Puoi andare. Adesso capisco Lola. Voi l'avete sempre discriminata. No, non è così, amore mio. Noi l'abbiamo adottata perché volevamo che avessi una vera sorella e noi una vera figlia. Noi abbiamo fatto tutto il possibile per crescervi ugualmente. Ma la vita non è facile, è più complicata di quello che sembra, Laura. L'unica cosa che io capisco è che voi due non volevate Lola qui. No, non è così, e spiegaglielo, Jorge. Quando ce l'hanno affidata, le abbiamo dato tutto l'amore possibile. Immagina, sarebbe stata tua sorella.
Ma Lola poi, crescendo, nel tempo ci ha dato molto, molto da fare e continua a darci problemi. Sinceramente, non è quello che ci aspettavamo, ecco. State parlando di Lola come se fosse un acquisto sbagliato! Vi giuro che mi vergogno di voi! Laura, tu non ci hai mai parlato così. No, da quando ha quelle amiche nuove. È molto cambiata, infatti. Ma perché invece di preoccuparvi di queste cose non pensate a come avete gestito male il problema dell'adozione? Tu non capisci. Non è mai facile saper gestire un'adozione. Cosa? L'adozione di chi? Ciao ragazze, come va? Ciao, tutto Anna, bene? Tutto no, bene. Senti, voi? Che per la festa di stanotte non c'è alcun problema, abbiamo già risolto tutto. Ah, sì. Avete già con chi parlare mi tutta dispiace, la notte? Mi dispiace, ma scelgo io con chi andare. Non mi va che Maritza, scelgano non me. Non fare così, sono nostri amici. Lo sai? Perché non dai un'opportunità al tuo amico uruguaiano? Un'opportunità a nessuno, eh? È la mia ragazza, per cui adesso viene con me. Va bene, perché non andiamo a prenderci qualcosa da soli, così parliamo un po'? Va bene, dai. Che ne dici? Mia. Come Mia? Come sai il tuo nome? Come no, eri bellissima quella sera, siamo rimasti fino a tardi. No, non mi ricordo, ma ciao. Stecchino, sta zitto, tu non sì, c'eri. Lei è sempre straordinaria, non ti ricorda. Altrimenti che pensi di fare? Non mi toccare, ma ora ci sono, lasciami in pace, le prendo. Non litigate, non litigate, conserva le forze per la partita. No, lo uccido no, adesso. No, non ucciderà nessuno. Smettetela, ragazzi, smettetela, per favore, non litigate per me. Lo so che sono bella, ma per favore. Ok, ma solo per te. Imbecille. Va bene, sta tranquillo. Tranquillo, tranquillo, sono indignato. Il suo stato d'animo non interessa a nessuno, Andrade. Perché non se ne va e ci lascia da solo? No, prima voglio chiarire una cosa. Maritza è al corrente della vostra relazione? Beh, no, in realtà stiamo cercando il modo e il momento giusto per scusami, dirglielo. Perché devi dare spiegazioni a questo individuo? Ah, certo, per lei non bisogna dare spiegazioni a nessuno, vero? A nessuno non lo so. Ma a te sicuramente no. Ma a Maritza sì. Sicuramente lei non approverebbe questo. Ah sì? E tu come lo sai? Perché è mia figlia. E so perfettamente cosa prova. Senti, Martin, questi sono affari miei e di Franco. E anche di Maritza. Perciò io non sono d'accordo. Va bene, che cosa vuoi fare? Per il momento vi proibisco di continuare questa relazione. No, ma dai, quello che dici è ridicolo. Avete sentito bene? Io ve lo proibisco. Cioè, i Robles stanno pensando di adottare? Sì, sono preoccupati, sì. Sono preoccupati? Perché? Laura, ricorda che queste faccende sono molto delicate e possono generare molti dispiaceri in una sì, famiglia, ricorda? Sì, bene. In fondo, se pensano di adottare un bambino è perché tutta la famiglia lo desidera. Non vedo perché preoccuparsi. Allora, c'è una cosa che non capisco. Non erano i Marini quelli che stavano pensando di adottare? Sì, anche loro, sì. Sentite, se non mi volete dire di che parlavate, va bene, ma non mi trattate da deficiente, eh? Per favore, calmati anche tu. Voi credete davvero che non l'abbia capito? Voi pensate che sia una bambina e vi sbagliate di grosso. Sono stufa di essere lasciata sempre fuori dalle vostre conversazioni. Sapete una cosa? Sono cresciuta. Perché non continuate a parlare con la vostra figlia maggiore? Lei li capisce gli argomenti da adulti. Buon compleanno, papà. Lola, aspetta, per favore. Per favore, Laura, lasciala. Le passerà, vedrai. Ti rendi conto? Ti rendi conto di come rovina tutto? Però non capisco perché non le diciate la verità. Arriverà il momento. Quale momento, papà? Il momento è adesso. No, questa è una decisione di mamma e papà. Tu non puoi intrometterti, Laura. Va bene. Va bene, non mi intrometto. Ma perlomeno le darò quello che voi non le date. Affetto. E ora me ne vado. Aspetta. Abbiamo rovinato tutto. Ti accompagniamo noi. No, 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 non lascia stare. Fuori ci sono i taxi. Attenzione, non avvicinatevi tanto. Lasciate i panini, per favore. Ragazzi, basta, basta, basta. Una, lascia sola. Questo coso, me basta. È finita. È finita. Io, dammi quel quadernetto. No. Io ho notato tutto in questo quadernetto. Ma io... Perciò adesso vi sedete ai tavoli e io vi porto le ordinazioni a sedere via. Dai. Ciao. Dai, ci metti. Per favore, un panino prosciutto cotto e formaggio, senza maionese, grazie. Che cosa vi ho appena detto? Io... Che cos'hai? No, pensavo che fossi uno degli studenti. Va bene, no, non preoccuparti. Ti capisco, non c'è bisogno che ti scusi. Ti dirò che con i mostri che ho in classe, a volte anch'io mi arrabbio e gliene dico quattro, perciò va tutto bene, sul serio. Gloria. Piacere. Immagino che come responsabile della mensa ti facciano esaurire, no? No, io non sono la responsabile della mensa, no, sono la segretaria della scuola e sono qui per un'emergenza, non è il mio. Pensavo che... Walter! Che succede? Come stai? Senti, siamo a corto di personale per la festa di stasera. Uh-huh. Ti va di darci una mano? Sì, certamente. No, perché? Per quello ci sono io. Va bene, come non detto. Walter? Sì? Che bel nome. Anche il tuo è bellissimo.
Ragazze, guardate che ho detto ai miei amici che siete le più belle del quartiere, quindi non mi deludete. Se è vero quello che dice Tomas, io non ti mollo più di sicuro. Anche Tomas ci ha parlato molto bene di voi. Sì, stanotte ci sarà un terremoto. Guarda, e anche i pompieri vi salveranno. Andiamo a ascoltare un po' di musica. Stavo per dirlo, certo. Andiamo a mettere un po' di musica. Ah, sì, andiamo. Vai. Pablo, sono Lola. Sono qui per la mamma di Guido. Chi è? Che succede? È la mia sorellina, mi segue tutto il giorno, non so che farci. Cacciala e andiamo. No, shh. Pablo, sei lì? Vengo, arrivo. Salite di sopra, su, non la posso cacciare. Ciao. Ciao, come stai? Beh. Perché ci hai messo tanto? Perché ero con Ramona, sta male, sai, la stavo aiutando. Vi ho portato qualcosa da mangiare. Ah, che guarda, carina, grazie. Ti piace? Sì. Che succede? Cavoli, la televisione, ehi, abbassate la televisione che Ramona sta dormendo. Non vuoi che mi faccia un caffè o qualcosa? No, è tardi. Perché non vai a riposarti un po'? È che io volevo stare un po' con te perché sono triste, mi sento sola. Posso? No, è che adesso viene il medico e aspettiamo anche dei parenti. Ho capito. Una visita, Ramona non vuole nessun altro, sai. Bene, va bene, sì. Cavolo, se n'è andata? Sì, ma stava piuttosto male. Allora che la festa continui! Woohoo! Vieni su, Pablo! Pronto? Tomas? No, Pablo, con chi parlo? Sono Francisco, dai, passami mio cugino. Ehi, calma, porta rispetto. Aspetta, tieni, quel demente di tuo cugino. Su, dai, andiamo di là. Pronto, Frank? Venite subito a scuola. Perché? Ci sono i rugbisti uruguayani, hanno occupato le nostre camere e vanno dietro alle ragazze. Venite adesso, svegli! Vieni mia, dai, balliamo come quest'estate a Punta del Este. Non vedi che balla con me, imbecille? Basta, Manuel, basta, non fare così. Basta. No, è un idiota, io basta. Ti faccio del male. Adesso viene Tomas con gli altri. Che vuoi fare con quelli? No, io lo ammazzo. Vieni, adesso. Non ammazzi nessuno, dai. Dico, Emily dov'è? Mi sembra sia uscita con Leo. Vediamo il passo, me lo insegnate? Pranzo con i miei genitori mi ha lasciato a terra. Prima hai detto che non ti importava più di quello che dicevano. Sì, ma forse non potrà mai smettere di importarmi. Ma aspetta, è una cosa diversa o ti succede sempre, sempre la stessa cosa? No, al solito. È successo che sono arrivata e loro tre erano seduti insieme al tavolo. E non lo so, li ho guardati e mi sono sentita così esclusa dalla famiglia. Come se non contassi niente. No, io non la sopporto. Sola, rilassati, guarda com'è questa festa. E poi non puoi fare niente. Oh no, lo vedremo. Dov'eri? Anche se ti farà arrabbiare, a casa di Pablo. Sì, certo, no. Beh, no, dai, sul serio, non mi dispiace. Anzi, se vuoi stare con lui, io ti do il mio appoggio. Sì? Dico davvero. Va tutto bene. No, va tutto bene. Ehi, tu hai sentito e visto quello che ho sentito visto certo, io? Certo. Cioè, tua sorella è cambiata molto, che il prende? No, Augustina, mi starà preparando qualche cattiveria. Lei è così, non farci caso. Ciao, ragazze. Ciao. Conoscete Feli? Sì, e tu chi sei? Leo, puoi dirle che sono venuto a prenderla, per favore? Ecco qui, ragazze. Una sì, grazie. Cosa volete? Reggae o rock and roll? E a te? Cosa piace, reggae o rock and roll? Non lo so. Tu cosa mi consigli? Tutti e due. Però mi piace moltissimo il tuo buon umore. Davvero contagioso. E poi, per quello che vedo, hai molto lavoro qui, no?
Sì, ma non importa. Per gli ospiti sono sempre libera. Vogliamo ballare un po'? Certo! Andiamo? Andiamo! Sai una cosa, non li sopporto più quei tipi, non vedo l'ora che sloggino. Bisogna stare tranquilli, sai perché? Perché perdiamo la prima partita e ciao, non li vediamo più. Addio uruguayani, fuori dalla nostra vita. Ehi, ma che fai? Che succede, Argentina? Non mi toccare, capito? Non mi devi toccare! Andrea! Ciao, a dopo, ciao, sì, basta, Marcos, basta. Ma quanto sono caponi questi ragazzi? Ti rovino. Per favore, basta, smettila. Guarda questo. Franco di me. Marizia, ma cosa dici? Che fai? Ah, parlavi con me? Sì, che stai facendo? No, ero annoiato a morte e sono venuta da queste parti. Niente. Non so se ti sei reso conto che sono tipo due ore che mi stai seguendo. Smettila. Vico, hai visto Feli? No, ragazzi, è uscita. Ah, e che diciamo a un ragazzo che la aspetta alla porta? Come un ragazzo? Che ragazzo? Teo, Leo. 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 Si chiama Leo, sì. Ma sei uscito con Feli? Non sarà con lei visto che è venuto qui? Beh, permesso, ragazzi, vado a vedere. Ma andiamo a ballare. No, io non ballo con nessuno che non sia Pablo. Perché fai così? Non capisco. Perché i rugbisti sono dei dementi, non voglio vederti vicino a loro. Ma credimi, non c'è motivo, amore mio. Soprattutto il tuo amichetto, quello della costa. Non lo sopporto, è un balutto. Oh, tesoruccio. Non ti ho mai visto così geloso. Io non farei mai la stupida con un altro, soprattutto davanti a te. O tu saresti capace di fare lo stupido con un'altra con me accanto? No, amore mio, no, per niente. Mia, è successo qualcosa a Feli? Che è successo? Feli, sei qui? Sto preparando dei regalini per i bambini della casa famiglia. Glieli potremmo regalare per il compleanno e festeggiare in un giorno tutti quelli del mese. Non è un'ottima idea? E perché ci hai mentito allora? Perché vi volevo tranquillizzare. Ma hai detto che l'avremmo fatto insieme? Sì. Sì, però io ho più tempo di voi. Voi siete molto occupate. Feli, guardami. Guardami, ti sta succedendo qualcosa. Feli, guardami negli occhi. Perché stai piangendo? Perché non voglio andare alla festa. Perché ogni volta che vado a una festa mi annoio sempre e poi sto male. Perché voi non mi date attenzione, i ragazzi neanche mi notano, non mi parlano. Feli, ascoltami. Perché pensi sempre di dover conquistare qualcuno o impressionarlo? Non è così. Mia, tu lo dici perché sei una dea, sì, tu fai sempre conto. Sì, quindi per questo non sono migliore. Te l'ha detto, Sonia, devi essere te stessa e naturale. Ma fatico essere naturale. Ascolta, Feli, ti devi rilassare. Sai una cosa, guarda, ecco. Ti pulisci per bene gli occhi, fatto, sei perfetta, no, andiamo alla festa. No, non voglio, perché devo andarci, perché? Perché ti devi occupare della collezione, ecco perché. E poi vedrai che non ti piacerà nessuno, perché sono tutti idioti. No, beh, sei? No, la collezione la lasciamo per dopo. Tu, Feli, prima devi andare da qualcuno. Da chi? Da Leo, che ti sta aspettando nella hall. È venuto qui per me? Sì. Sto bene? Sì, sei meravigliosa. Ciao. Vado. Ciao. Ciao, come stai? Bene, tu? Bene. Sei venuto alla festa? Non sapevo ci fosse una festa. C'è una festa? No, sono venuto a portare questo. Non dovevi disturbarti, se per me non dovevi farlo, mi sembra troppo. No, è per Sol. Glielo puoi lasciare in camera senza dirle che l'ho portato io? Sì. Bene, continua a divertirti. Ciao. Vieni, andiamo a ballare. No, non posso adesso, dai. Aspetta un attimo, che ti prendo? Devo dare una svegliata a una ragazzina, dopo vengo, Qual è il problema? Niente. No, niente no. Perché non vai a ballare? Perché a me seccherebbe se Pablo ballasse con un'altra quando non ci sono. Non essere così ingenua, Lola. Dove pensi che sia Pablo adesso? Sentiamo. È nel suo appartamento a badare la madre di Guido. Non è fantastico? Sì, ma non dire stupidaggini. Non fare così, Marizia. L'ho cercato perché stavo male e lui era a casa come aveva detto. E tu hai visto la mamma di Guido? Beh, no, non l'ho vista. Ma Pablo a me non dice bugie, chiaro? Va bene, supponiamo che tu abbia... Sì, d'accordo. Se tu stai male, perché lui non è qui con te e ha lasciato i suoi amici con la madre di Guido? Va bene, basta, non ti voglio più ascoltare. No, non vuoi ascoltare quello che non ti piace. Questo è da bambina. Da Rosalina, sì. Amore mio, sei venuto. Ti ho vista triste e non volevo lasciarti sola. Grazie. Andiamo? Sì, andiamo. Yeah.
Francisco aveva ragione. Questi pivelli ci rubano le ragazze. No, non glielo permetteremo. È finita la festa, andiamo. Ehi, che fai? Che faccio? Obbedisco agli ordini del preside. Tutti a dormire, chiaro. Tu non ti sei mai allenato, no? Eh no, guarda come stai. Sai cos'è la stanchezza fisica? A dormire, forza, dai. Che vuoi? Che hai da guardare? Eglissa, di marmocchio. Eglissa, fuori da qui. Tutti a dormire. Dai, dai, dai. Avanti. Forza. Tutti fuori. Andatevene via. Non vi vogliamo qui. Alla grande! Prende, fatta vedere! Grazie! Che guastafeste! E poi era riuscita così bene! Sì, tuo padre ci ha tolto l'allegria. È un guastafeste! Sol, hai visto come mi guardava quel biondino? Sì, quello che ha rifiutato me, è vero. Pilare, guarda qua. Vediamo. Sol, io, per Sol. Poesie d'amore per il giorno e la notte. Chi te l'avrà lasciato qui? Pilare, è ovvio! È di Marcos, capisci? È un tipico regalo suo. Dammi un abbraccio, ci sono riuscita, Pilar, ce l'ho fatta. Che bella, è finita. Non li vedremo più fino a domani. Sì. E questo? Essere sono occupato. Non può essere. Ehi, ma scherziamo, chi ti ha forza? Piedi, forza, scattare. È la mia camera, sei nel mio letto. Non lo so, amico, ci hanno detto che possiamo stare qua e stiamo qua. Ma chi te l'ha detto? Il preside. No, no, ve ne andate dalla nostra camera. Dai, giù dal letto. Forza. Forza. Avanti. Dai, andatevene. Senti, mettiti sul materasso. Non mi rompo. Che te credi di essere? No, no, fermi. Non mi rompere, voglio dormire. O te ne vai dalla mia camera o ti prendo a calci. Tu e quanti altri mi prenderete a calci, eh? Cerchi guai, argentino. Non vuole niente, niente. No, tenetemi. Sostenetemi! Andiamo, è una battuta. Niente. A me non piacciono le battute, capito? Comunque il mio letto lo potete usare. Ciao. Perché non me l'avete fatto picchiare? Lo avrei steso, lo avrei massacrato. Non voglio andare a dire a tuo padre, prenda, qui c'è la testa di Pablo, poi le porto le gambe, va poi bene, le porto basta, gli occhi. Non è rischioso dormire qui. No, sistemate lì. Poi qui siamo tranquilli, possiamo pensare a cosa faremo a quei pivellini. E se poi viene il ciccione? E se viene qualcuno ci penso io, sono il presidente del centro. Guarda, studentesco. Da bere. Guarda. Che fortuna, dammelo. Piano. Signor Dunov. Sì, chi è? Siamo della delegazione uruguayana e vogliamo reclamare perché i ragazzi della scuola non ci fanno dormire. Va bene, dormite dove è possibile. Ma, signore, è una mancanza di rispetto. Perché non apre la porta e mi spiega? Mancanza di rispetto è che siate qui a quest'ora. Andatevene. Signore, mi ascolti un attimo. Andatevene, ho detto. Sono spariti. Va bene, dai, dammi. Sai, io le ho detto che accettavo la relazione. Le ho detto anche che accettavo che l'argomento facesse parte della sua intimità e che io l'avrei rispettato. Però il fatto è che nessuno mi capisce. Io l'ho cresciuta. Io so come è una bimba, è così tenera, è una creatura facile. Amore mio, no, nessuno. Ma che devi fartene una ragione, ma io ti capisco. Sì? Sì, è difficilissimo accettare che i figli crescano, te lo assicuro. Ma vedi, accettarlo è segno di maturità. Come farei senza di te in un momento così difficile? No, sei il solito esagerato. No, non sono esagerato, è la verità. È una signorina ormai, amore mio. Sta tranquillo, sa quello che deve fare. Sì, tu parli perché insomma Maritza non è fidanzata. No, beh, sì, hai fidanzato, sì che ce l'ha. Il fatto è che lei non è così innamorata come vedi che non è facile, se non è per una cosa è per un'altra. Non è proprio un fidanzato. Forse, insomma, questi ragazzi potrebbero essere definiti compagni d'avventura, no?
Ma dai, non fare quello sguardo cattivo. Ma come puoi pretenderlo dopo quello che mi hai detto? No, dai, calmati. E comunque, senti, ho parlato molto con Mia e mi ha dato l'impressione di sapere benissimo quello che fa. Sì, in realtà certe cose è meglio discuterle tra donne. Beh, certo, diciamo di sì. È tanto tempo che non mi sentivo così rilassato, seguito, coccolato. E non mi importa cosa pensi Andrade, nessuno potrà separarci. Oh, perché lo devi menzionare? Accidenti, non ci pensavo più, era almeno un minuto che non ci pensavo più. Basta, non sei da sola, non ti preoccupare. Ma di una cosa devo essere sicuro, per poterti aiutare. Cosa? Che non provi niente per lui. Oh no, io per quell'uomo provo soltanto disprezzo e paura. Paura che si metta tra me e mia figlia. È questo che mi preoccupa. Che questi due sentimenti stiano nascondendo un'altra realtà. Ma perché dici queste cose? No! Mi hai detto che era il tuo grande amore. No, ma era il mio grande amore di una volta, di quando ero ragazza. Sì, va bene, ma un grande amore è sempre un grande amore. Ah, è una mia impressione o il signor Culocci è tanto geloso? Ma tanto, cosa tanto dici? Geloso io? Io sarei geloso, sì, ma... Geloso? Sì. Sol, ho ricevuto il tuo messaggio. Oh, grazie per il libro, mi è strapiaciuto. Aspetta, che libro? Quello che mi hai regalato. Lo so che sei stato tu e so che sei pazzo di me. No, anch'io. Mi dispiace, guarda che ti sbagli. Io no, non ti ho regalato un libro. E le poesie d'amore per il giorno e la notte? Non lo so. Ascoltami, Sol, ascoltami. Va tutto bene, però vedi, tra me e te non c'è feeling. Ciao. Non è mai stato così divertente prendere una gassosa. Grazie a te ho imparato che cos'è il rifiuto, perché non ne ho mai ricevuto uno in vita mia. Senti, io spero che ti sia divertita, perché sarà uno degli ultimi momenti felici che passerai. Finiscila! Hai sentito che ha detto? Tra me e te non c'è feeling. Oh. Enzo, che ci fai qui? Se ti vedono i ragazzi ti ammazzano. Sai che c'è Mia? I tuoi amici ci hanno cacciato dalla camera e adesso non abbiamo dove dormire. Ci siamo lamentati con Dunoff e ci ha cacciato. Dunoff vi ha cacciato? Sì, Dunoff, è il peggio che non sappiamo dove dormire. Tu ci puoi aiutare? No, il fatto è che le stanze da letto sono tutte occupate e ci sono le ragazze. No, ci sono. Ascolta, potete andare in palestra? Sì, sì. Come lì in palestra? Ci sono i materassi, lì si può davvero, dormire. Va tutto bene, vai, tranquillo. No, ma dov'è? Dai, ti accompagno, vieni. Oh, fa freddo. Dai, Pilar, dobbiamo pensare a distruggere Mia. Sul serio, domani, ti rendi conto domani, di quello che ha fatto? Per favore. No! Vieni, ascoltami. Ti prego. Manca pochissimo per la partita, per la presentazione delle cheerleader, capisci? A questo punto Mia dovrebbe già avere le gambe spezzate. No, Sol, come le gambe spezzate? Beh, è un modo di dire, no? Aspetta un attimo, hai sentito anche tu? No, che cosa? Vieni. Shh, zitta. Vieni. Mia, aspetta. Sicura che ci siano sì, i materassi? Sì, Enzo, ti ho già detto di sì. Il deposito ne è pieno. Ottimo. Non devo più pensare a niente. Mi è venuta un'idea meravigliosa per distruggerla. Che cosa hai in mente? Beh, prima di tutto dobbiamo andare a cercare la macchinetta fotografica. Dai, andiamo. Su, cammina. Forza, su, parlate. Perché ci avete svegliati? Gli uruguayani ci hanno cacciati dalle nostre camere e adesso noi dobbiamo cacciare loro. Noi abbiamo già recuperato la camera. Da soli. Sì? Beh, potete aiutarci? Sì. Tutto molto wala wala. Allora, cosa facciamo? Ma è facile. Bisogna picchiarli, bisogna steggiarli. Sì! Io non gioco. Quelli mi prendono, mi fanno a pezzi. Beh, se mi prendono. Che mi facciano pure a pezzi. Già. Io li affronterò sì. di petto. Sì, anche io li affronterò no, di petto. No, ragazzi, così non ne veniamo a capo, è inutile. Usiamo il cervello, scusa. Li cacceremo senza picchiare. No, un momento, per me ha ragione Francisco. Bisogna pensarci bene a quello che si fa. Non si può prendere fuoco in questo modo. Quello, il fuoco, che idea! Mia, sei gentilissima. Qui avremo dove dormire comodi. Bene, grazie. E i ragazzi dove sono? I ragazzi si sono addormentati seduti al bar. Ah, oh, poverini. Vai a prenderli, che fa no, freddo. Aspetta, io finisco qui e poi vado. Va bene, Avevo voglia di starti così vicino. Sei molto bella.
senso... No, 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 non fraintendere. Non ci sfuggirà di mano, vero? No, diamo fuoco a te. Tranquillo, quando vedranno il fumo usciranno di corsa. Siamo pronti, siamo pronti. Bene, incappucciamoci. Scusate, posso interrompervi? Vuoi andartene? Va bene, ma c'è qualcosa con i rugbisti che sono certa che vi interesserà. Sappiamo, ci hanno occupato le grandi. No, ora no, è un'altra cosa. Cosa? Va bene, tieni. Ah, non perdono tempo queste tizie. Che cos'è? No. Già. Vediamo. No, 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 tu non la vedi. È un uruguaiano che fa lo scemo. Perché lo vedete tutti e io no? No. Ora lo sistemo io. No, no, tu non vai da nessuna parte. Salvarte hay poco tiempo y no se puede sin algún riesgo. Deja girar a tu cabeza, no la detengas, tiene algún riesgo. Deja que grite, que ruja, que llore, deja que pase, que todo pasa. Cuando esté calma, cuando esté quieta, cuando esté limpia de tanta mierda, vas a salvarte.